Altra manifestazione, altro problema lavorativo a Messina, si tratta di 400 lavoratori della Marina Militare. Cos'è successo? Come mai siamo davanti alla prefettura? C'è un decreto in atto che sopprime il comando di Marine East e sono 212 persone, lavoratori, famiglie che non sanno qual è il loro futuro. Non lo sanno perché ancora non c'è un piano ben preciso della Marina o del governo che ha proposto queste cose. In quanto quando è stato per l'Arsenale li hanno trasferiti a Mari Sicilia che ancora c'erano posti, però oggi i posti non ci sono più anche perché Mari Sicilia verrà ulteriormente ridotta. Quindi non sappiamo se verremo ricollocati in altre città. Quindi questa è la preoccupazione, quindi siamo qua proprio per dire al governo e al governo che verrà che ci sono 400 famiglie che stanno patendo insomma, questa situazione. Lei ha subito già un trasferimento e ora si trova nuovamente in pericolo il suo posto di lavoro. Come mai? Come si sente? Come affronterà la situazione? Lo stato d'animo penso che sia comprensibile da parte di tutti, anche perché l'avvertenza che stiamo subendo in questo momento si unisce a tutte le altre. In una situazione generale della città di Messina devastante, una città che è stata massacrata, e posso dirlo tranquillamente a testa alta, siamo nelle mani di nessuno, perché né a livello politico, diciamo territoriale, né a livello nazionale siamo mai stati supportati da una concreta solidarietà. E quindi è chiaro che si vive male perché non c'è certezza di nulla per quanto riguarda il domani, si sentono discorsi attualmente per quanto riguarda noi che poi, ripeto, la nostra situazione è uguale alle altre, di mobilità e di cassa integrazione. Stiamo facendo questo incontro in prefettura, come abbiamo fatto tutti gli altri passaggi. Lei già una volta appunto era stato trasferito, come mai? Sì, per una questione sulla carta di esuberi e quindi alla fine mi sono ritrovato da un'altra parte dovendo riconvertirmi professionalmente, quindi a quasi 40 anni dovendo cambiare tipologia di lavoro. Tutto quello che viene fatto sicuramente e che è stato fatto non è stato fatto mai nell'interesse del lavoratore e della cittadinanza, perché poi quando viene a morire l'indotto i soldi non vengono spesi perché non ci sono più, quindi è una situazione generalizzata della città questa.